l'emozione è sempre uguale, soprattutto quella della prima sera, poi perché anche per l'orchestra è così, quindi insomma per tutti, per i conduttori, poi dalla seconda sera in poi, no, è dall'inizio, poi è sempre tutto in discesa. Sì, le falcate, esatto, è un aneddoto divertente, è la prima volta che ho calcato questo palco, quasi scivolo, ho fatto un mezzo Fosbury, però fortunatamente sono rimasta in piedi, ecco. E invece Senza appartenere è una canzone che è nata durante il tour, perché molto spesso comunque sento la necessità di staccare da quella che è la scaletta canonica, quindi ho scritto qualche canzone, e questa in particolare con Giordana e Antonio, Giordana Angi e Antonio Iammarino, io li chiamo semplicemente per nome, e sai, è una di quelle canzoni che quando arrivano, essendo un po' particolare, al Festival di Sanremo potrà, insomma, io ho pensato che sarebbe stata perfetta, perché comunque può avere una vita e un'attenzione che magari all'interno di un disco, anche di un lavoro successivo, magari avrebbe avuto meno forza, no? Forse per me è molto importante, quindi è una canzone. Beh, Senza appartenere è autobiografica in alcuni tratti, ovviamente non quando si tratta, quando parlo di lividi, assolutamente no. Infatti la dedico a tutte le donne del mondo, perché per me è una canzone che celebra, no, la bellezza della donna, la luce della resilienza che brilla poi più forte soprattutto in quelle donne che hanno avuto dei traumi, sia fisici, no, segni che lasciano il segno, ma anche che lasciano il segno dentro e lacerano l'anima. E sicuramente la luce di queste donne, di quelle che ce l'hanno fatta, perché hanno saputo far sentire la propria voce, perché hanno preso la paura, l'hanno metabolizzata e l'hanno trasformata in coraggio, in una dose di coraggio incredibile. E quindi è soprattutto a loro che dedico questa canzone, a tutte quelle che appunto, magari perché è molto difficile anche solamente riuscire a togliersi da certe situazioni, pur volendolo, e molte volte non è neanche abbastanza. Per esempio ieri stavo per fare, insomma, ero ospite al TG1 e l'ultimo servizio parlava dell'ennesimo femminicidio di una ragazza giovanissima, e credo che quindi, a parte il caso Weinstein, insomma, il mio primo disco è dedicato a tutte le femmine del mondo, contiene Penelope, che è una canzone che tratta gli stessi identici temi, e i dati del femminicismo, degli abusi fisici e psicologici nel nostro paese e nel mondo in generale, cioè, ma nel mondo in quello che dovrebbe essere evoluto, sono ancora allarmanti. E quindi credo che, insomma, oggi anche che c'è questa attenzione mediatica, ben venga, però ricordiamoci soprattutto che questo è un problema che persiste, e in tutti i settori, cioè sono le donne normali quelle che hanno più bisogno di aiuto, perché non hanno appunto un faro mediatico puntato, e quindi è a loro che il mio pensiero. Allora, modelli femminili, va bene, nel privato è ovvio che siano le due donne che mi hanno cresciuto lavorando entrambe, sono mia madre e mia nonna. In un tema dell'elementare ho scritto: sono una bambina molto fortunata, perché io ho due mamme, due punti, una è la mia mamma e una è la mia nonna. Quindi questo rimane ancora oggi, e ovviamente nella vita da Nina, mi chiamo Nina in onore di Nina Simone, è uno degli spiriti guerrieri più audaci e tenaci della storia della musica, una femmina nera in un mondo di maschi bianchi, bambina prodigio che ha lottato per se stessa, per tutti gli afroamericani, per le femmine, e quindi è stata per me un grande punto di riferimento. Poi ovviamente tutta la storia, dalle prime femministe a Marie Curie, è tempestata di grandissime donne, quindi a Billie Holiday, penso a Ella Fitzgerald, la voce più pazzesca del mondo, insomma tutte queste femmine che per affermarsi in tempi in cui non avevamo nemmeno il voto, per esempio, hanno fatto delle cose grandiose.